C'è uno studente nella nostra scuola che non si mette mai nei guai. Non importa cosa fa Jackson, la fa sempre franca. Il college è il suo regno. Nessuno può vincere e gli studenti non possono farci nulla. Ma forse gli insegnanti possono. Solo i più coraggiosi provano a dire qualcosa a suo padre. Sì, è vero. Non ha senso chiamare suo padre per parlare con il preside perché lui è il preside. Ed è molto occupato ultimamente. È un lavoro difficile. E quando hai un figlio che è un piantagrane, può essere impossibile destreggiarsi tra tutto. Quindi se ne va in vacanza e lascia che suo figlio prenda il suo posto temporaneamente. Sembra una pessima idea, ma Jackson dovrà imparare ad essere più responsabile e forse fare il lavoro di suo padre gli insegnerà una lezione. Il figlio del preside riceve un trattamento speciale, ma da quando è diventato preside è diventato ancora più speciale. Ottenere quel lavoro lo ha reso onnipotente. Il mondo intero è il suo giocattolo. Può fare qualsiasi cosa. È così potente che potrebbe far girare la terra con un solo dito. Non ha idea delle conseguenze delle sue azioni, però. Tutto sembra solo così divertente. Meno male che c'è l'insegnante qui e può sostituire il pianeta con una bella palla. Ora Jackson dovrà occuparsi di cambiare il programma scolastico. Per prima cosa cambierà la regola degli scacchi. Gli scacchi sono così noiosi, ma lui li renderà emozionanti. E ora ecco un torneo, ma con gli insegnanti invece dei cavalieri. Guardate come sono bravi! Chi vincerà? Sembra davvero esilarante. Essere il figlio del preside è figo e tutto il resto, ma essere il preside è ancora meglio perché non devi seguire le regole. Puoi farle tu stesso. I presidi non hanno mai cattive idee. Le loro idee sono sempre buone. Le lezioni sono noiose? Allora bisogna prendersi una pausa e rilassarsi, anche se non tutti sono d'accordo. Ma la ribellione di Caroline praticamente non servirà a nulla contro Jackson. Non si può discutere con la persona che controlla tutto quanto. Caroline non ha alcuna possibilità. Una delle nuove regole del preside riguarda il cibo. Niente più cibo sano, solo cucina molecolare. All'inizio piaceva a tutti, ma gli hamburger tutti i giorni sono davvero un po' pesanti. Gli studenti si addormentano nella mensa e Caroline non può credere ai suoi occhi. Questo è terribile! Questa mensa è da incubo! Fortunatamente Jackson ha trovato un modo per risolvere il problema. Ha aumentato le ore di educazione fisica. Jackson è una rock star nel nostro college e come preside sta organizzando un concerto attraverso il sistema dell'interfono. Ora tutti gli annunci suonano super cool. Questa è una buona decisione, perché ora è impossibile ignorarli. Ma non tutti sono contenti di questo. Caroline, per esempio, non lo è. E farebbe qualsiasi cosa per tornare alla normalità. Vorrebbe trasformare questo caos in una vera scuola. Ma Caroline non dovrebbe abbassare la guardia. La sua piccola vittoria si trasformerà rapidamente in un fallimento. Ha solo peggiorato le cose e la musica ora è addirittura più forte. Anche l'insegnante si abbandona al ritmo. Scusa, Caroline. L'ultima oasi di pace che Caroline aveva era la lezione d'arte. Ma Jackson ha rovinato anche quella. Impossibile resistere. In fondo sembra una divinità greca scesa direttamente dall'Olimpo. Caroline non cederà al suo fascino. E colpirà Jackson dove fa più male, sui suoi muscoli. Solo che questo non solo lo distruggerà, ma lo farà molto arrabbiare. Il talent show è l'occasione per Caroline di brillare. L'ha vinto per anni. La sua danza è impareggiabile. Mm.
Ma quest'anno il suo titolo è in pericolo. Jackson è qui per la vittoria. Non basta che sia il preside, vuole anche essere lo studente più talentuoso. Qui è dove avviene la magia. Stiamo parlando di giochi di prestigio, ovviamente. Ha ottenuto un punteggio da record mondiale e ora non è solo il più talentuoso della nostra scuola, ma è il campione del mondo. Ha ottenuto più punti di quanti ne abbia mai ottenuti Caroline in tutti questi anni messi insieme. Anche se Jackson non è il preside, deve ancora fare gli esami. Caroline lo aiutava. Ma ora perché mai dovrebbe farlo? Sì o no? Voi che ne pensate? In fondo è stato così crudele con lei ultimamente? E perché Caroline dovrebbe aiutarlo quando otterrà comunque quello che vuole? Quindi se Caroline non lo aiuterà, Jackson ricorrerà ai suoi mezzucci. Il preside in fondo vince sempre. Non affezionarti a quest'aula. Una volta era carina e accogliente, quando era il tuo laboratorio, ma a quanto pare la nuova amministrazione sta facendo qualche cambiamento. Ora il laboratorio di Caroline sarà sostituito da una palestra. Una palestra privata per il preside. Jackson ha bisogno di allenarsi. I muscoli vengono prima del cervello. Dopo tutto questo scuotimento, il cervello di Caroline sta girando. L'esercizio fisico è una cosa seria. Il laboratorio è stata l'ultima goccia per Caroline. Ora passerà all'offensiva e dimostrerà che la nuova regola del preside è una dittatura. Ti sfido! Come puoi ferire qualcuno che è ossessionato da se stesso? Bisogna fargli fare brutta figura. Ma che fai se finisce per fare ancora più bella figura? Come puoi battere qualcuno di imbattibile? Questo è davvero troppo difficile. E adesso che si fa? Le azioni di Caroline non sono passate inosservate e ora Jackson sta bandendo i nerd. Niente più occhiali spessi, solo occhiali da sole. In realtà Jackson non lo sapeva nemmeno che gli occhiali non sono solo per la moda, ma anche per la vista. E adesso è troppo tardi. Caroline non sa con chi sta parlando. Questo nuovo fanatismo per l'attività fisica non è una sorpresa. Da quando un atleta è diventato il preside, ha voluto che tutti assomigliassero un po' di più a lui. Bisogna seguire il suo esempio. Questo è quello a cui dovreste aspirare. Mettete mi piace alle mie foto, così allenerete i muscoli delle dita. Le dita deboli non vanno bene per i social. Se scorri troppo lentamente verrai espulsa. Studiare può essere estenuante, secondo Jackson. Quindi vuole rendere le aule un po' più confortevoli, con divani e patatine fritte. Ora sì che le lezioni saranno molto più produttive e piacevoli. Quando Jackson arriva al distributore, si rende conto che l'acqua normale è troppo noiosa per il college. Pensare richiede tanta energia e il cervello ha bisogno di cibo. Lo zucchero potrà aiutare. Certo, quando è troppo diventa dannoso, ma un pochino darà solo un po' di energia. E gli studenti saranno felici. Finché i loro stomaci non inizieranno a fare male. Per fortuna c'è Caroline, che ogni tanto tenta di ostacolare il preside, altrimenti questo college avrebbe già chiuso. Grazie, Caroline! Ma la lotta di Caroline non è finita. I suoi fallimenti non l'hanno fermata. Bisogna dare una lezione al preside. Gli farà uno scherzo sfruttando la sua strategia. Ciò che funziona su una persona potrebbe non funzionare affatto su qualcun altro. Caroline ha perso di nuovo, come al solito. Ora anche i suoi voti sono in pericolo perché non riesce a stare al passo con tutti questi cambiamenti.
A quanto pare solo i ragazzi muscolosi potranno prendere A da questo momento in poi. Il suo piano di vendetta è totalmente fallito. Che tristezza. Caroline continua a fallire e la posta è sempre più alta. Nella sala con le foto dei migliori studenti, la foto di Caroline è praticamente scomparsa. Jackson ha portato divertimento e leggerezza nella tranquilla e noiosa scuola e Caroline è furiosa perché ora Jackson sarà il re del campus. Fare il lavoro di preside è davvero difficile. Jackson è sempre molto occupato e un po' si è stancato. Vuole fare una pausa. Jackson non ha imparato molto, ma ha visto che essere preside non è sempre divertente e può essere difficile gestire tante responsabilità. Non lo sai che quello che fai ti torna sempre indietro? Il college sta diventando caotico. Ma ora Jackson può capire Caroline. E non appena si sono incontrati faccia a faccia, sono volate scintille. E di sicuro avrebbero vissuto per sempre felici e contenti. Ma ora qualcuno ha delle spiegazioni da dare. Caroline era popolare, ma da quando la sua vista è peggiorata, le cose sono cambiate. Ora ha bisogno di occhiali e vede il mondo in modo totalmente diverso. È come un universo parallelo, dove tutti si sono scambiati di posto. Anche quel nerd di Nick sembra un po' stravolto. Gli occhiali possono davvero influenzare così tanto la tua visione del mondo? Il college che Caroline ricorda ora non c'è più. Tutto è così poco familiare, tranne Jackson. Anche gli insegnanti sono cambiati. Il nuovo insegnante è così grande che sembra ci sarà un terremoto ogni volta che cammina. Un professore atleta? È possibile? Caroline si sente davvero come se fosse finita in un universo parallelo. Questo ragazzo è enorme ed è così forte che rompe tutto quello che tocca. Questo ragazzone potrebbe dare del filo da torcere a Jackson, ma Jackson non si arrenderà così presto perché pensa che non ci sia nessuno più forte di lui. Ma si sbaglia! Il nuovo insegnante pensa che Jackson sia forte come un bambino. È impressionato dai suoi lanci, però, e gli stringe anche la mano. Ora Jackson comprende quanto potere abbia il nuovo insegnante e si rende conto che non è il più forte ormai. Jackson è il terzo più forte. Il secondo più forte è il dito del signor Kevin. Il signor Kevin non è affatto come gli altri insegnanti che hanno avuto. Basta guardare i suoi test. Non preoccupatevi, non dovrete scrivere nulla. Nel mondo del signor Kevin ci sono solo due possibilità: vincere o fallire. Sei tu a scegliere il test, ma dovrai lottare duramente. Non è esattamente giusto e onesto in ogni caso, perché il signor Kevin è ancora il ragazzo più forte di tutto il campus. E Caroline non ha alcuna possibilità. Jackson ha già fallito. Abbiamo bisogno di una strategia diversa. Cervelli, non muscoli. Oh, forse ha ragione. Jackson e il signor Kevin stanno diventando veri e propri rivali. Non fanno altro che allenarsi, ma anche mentre si allenano, Jackson mostra la sua costosa colonia. Basta guardare la bottiglia. Tutto quello che Caroline può fare è annusare, perché questa ricchezza non è assolutamente alla sua portata. Scoprire chi è il più figo a scuola è un affare incredibilmente serio. E anche le piccole cose fanno la differenza. Per esempio, il sistema di sicurezza del tuo armadietto. Quello di Caroline non si chiude nemmeno e di solito ci pensava Jackson, solo che ora ci pensa il signor Kevin. Jackson era il migliore, ma da quando c'è il signor Kevin, la situazione qui è molto cambiata. Oh, Caroline, a quanto pare si sono dimenticati di te. A proposito di armadietti, Jackson era il migliore, ma il signor Kevin è qui per cambiare le cose. E non vede l'ora di mettersi in mostra. Ha davvero moltissimo da mostrare. C'è un intero palazzo nel suo armadietto. Sì, guardate, un guardaroba, videogiochi, una TV enorme. È pazzesco, come ha fatto a metterci tutto questo?
Un attimo, c'è anche di più. Questo non è il suo unico armadietto. Neanche uno di ricambio. Solo che quando ci si passa attraverso, si capisce il perché quello di Caroline è in pessime condizioni. È solo perché uomini così muscolosi continuano a passarci attraverso. Da quando Caroline ha perso la sua popolarità, la sua vita è stata molto più difficile. Questo perché il college è pieno di atleti che mangiano barrette proteiche e sono così ricchi. Così tanto che per loro giocare con il cibo è perfettamente normale. Nessuno la nota mai, a meno che le sue dimensioni non tornino utili. Per esempio, quando qualcuno ha bisogno di ottenere qualcosa che finisce in qualche luogo difficile da raggiungere, solo che poi si dimenticano completamente di Caroline. Non c'è da stupirsi che Caroline sia arrabbiata. C'è qualcosa di strano in questi occhiali. Appena li toglie, il mondo cambia. No, non dipende dalla cattiva vista di Caroline. Il mondo cambia letteralmente. Ti è piaciuto il video? Allora controlla sul canale per saperne di più. Alla prossima volta su Trum Trum Trick!